Salve. Senta, io volevo un gelato tipo qui sono scritti i gusti, vedi, c'è anche quello che vuole questo, no? Io voglio il Kobe. Il Kobe, già il Kobe? Sì. Ottima scelta, infatti grazie alle sue dimensioni è originale come sconto. Le metti nella vaschetta, bene? Per esempio se lo porta a casa, lo fa mangiare i suoi... Ma è entrato in una scatola? Certo, l'ho detto, grazie alle sue dimensioni, cioè lei lo porta a giro e... Grazie. Aspetta che do la sua copertina. Grazie. Ma ha sbagliato, c'è scritto 0 un centesimo. Ah, sì, è vero, Dio. Eccolo qua, è questo piccolo. Grazie. Dici, va bene. MD puzza. Salve a tutti amici sgleppatori e benvenuti in questa nuova puntata di Computer Passione canale Sgleb Boys. In questa puntata vi parleremo di un oggetto molto particolare che, come avrete già capito dal titolo, si tratta dell'MSI Kobe. Un PC davvero piccolo, molto piccolo direi, che non vi farà mancare veramente niente. Prima di parlare delle caratteristiche, sappiate che MSI ha voluto racchiudere in un'unica scatoletta tutte le ultime tecnologie presenti sul mercato, non dimenticando però silenziosità e portabilità. E ovviamente anche il comfort di metterlo dove volete, perché praticamente cioè è piccolo. Infatti grazie al suo design semplice e piccolo è possibile adattarlo a qualsiasi ambiente, che va dal lavoro allo svago. Si presenta in colorazione bianca o nera e grazie ai suoi bordi curvi e cornici sottili presenta un design molto minimale, con tutte le porte di cui avrete bisogno posizionate correttamente. MSI infatti ha deciso di rimpicciolire un PC desktop classico in un cubo di appena 12 cm per lato, lasciando però la posizione delle porte input output come su un PC normale. Troviamo sulla parte frontale due USB 3.0 e un jack da 3.5 mm che permette di collegare sia cuffie e microfono in un unico buco. Mentre diretto abbiamo altre due USB 3.0, la presa LAN RJ45, un'uscita HDMI, un'uscita mini DisplayPort e naturalmente la presa della corrente per alimentarla. Per coprire qualsiasi fascia di esigenza, MSI mette a disposizione 4 modelli di Kobe con processori Intel Broadwell a 14 nanometri e chip grafico integrato. I 4 modelli vanno praticamente da un top di gamma che è un i5 per passare poi a un i3, un Pentium e un Celeron. Tutti i modelli hanno installato al loro interno 4 GB di RAM, espandibile fino ad 8, e un SSD MSATA da 120 GB. Anche questo è espandibile grazie a un cavetto molto particolare, ma lo vedremo più avanti. Ovviamente solo i primi due modelli top di gamma, quindi i modelli con l'i5 e l'i3, avranno la tecnologia Hyper Threading, che vi permetteranno quindi di avere performance leggermente più alte rispetto ai modelli con Celeron e Pentium. È chiaro che tutti i modelli sono dotati delle solite porte input e output, oltre che al modulo Wi-Fi 802.11ac, con la possibilità di poter aggiungere il modulo Bluetooth 4.0. La cosa particolare di questo MSI Kobe è il consumo energetico. Infatti questi modelli non supereranno i 30 watt di consumo massimo e potranno essere alimentati da un alimentatore che troviamo all'interno della scatola, simile a quello che troviamo appunto nei portatili. Oltre che a una cover opzionale, i manuali di istruzione, il supporto per attaccarlo dietro un monitor in caso lo utilizzate in un ufficio e un cavetto, come vi ho detto prima, per espandere la memoria interna, che Raf vi spiegherà presto. Una volta acquistato il vostro Kobe potete facilmente espandere sia la memoria RAM che lo spazio di archiviazione, e per fare ciò vi basterà svitare le 4 viti nella parte sottostante per accedere al Kobe, notando subito le RAM DDR3L a 1600 MHz con uno slot libero, dove appunto sarà possibile aggiungerci un altro banco. Subito accanto notiamo l'SSD MSATA, anch'esso rimovibile, ma visto che non abbiamo altri connettori MSATA e il nostro sistema operativo è installato su quest'ultimo, sarebbe inutile rimuoverlo per non usarlo, a meno che non ne volete usare uno più grande naturalmente. Ma se non avete uno più grande, MSI mette a disposizione questo cavo con un connettore speciale che sarà possibile collegarci un SSD da 2.5 pollici o un HDD sempre da 2.5 pollici e installarla all'interno del vostro Kobe. Una volta collegato andrà sostituita la cover sottostante e inserita quella più grande che troviamo all'interno della confezione. Visto che siamo già con le mani nel sacco, quindi all'interno del Kobe, ci siamo fatti guidare dalla curiosità per smontarlo ancora di più e vedere di cosa era composta questa scatolina. Una volta alzata la scheda madre, infatti, troviamo il sistema di dissipazione con una piccola ventola, le porte input output chiaramente e la piccola batteria a tampone. Giusto per l'appunto sappiate che grazie a questa piccola ventola
pentola il Kubi fa un rumore quasi inudibile, a meno che non ci mettete proprio l'orecchio accanto. MSI infatti attesta un rumore che si aggira intorno ai 20 decibel, quindi molto importante se lo volete mettere all'interno di una stanza e lasciarlo acceso 24 su 24 chiaramente. Oramai ragazzi ci conoscete, noi siamo gli Sgle Boys e come sempre bisogna testare praticamente tutto quello che ci capita per le mani, e questo MSI Kubi non poteva trovare tortura peggiore. Infatti come di consueto l'abbiamo provato con il test fisico del Fire Strike e con il test completo dello Sky Drive, sempre nel 3D Mark, oltre che alcuni giochi che tra poco vi spiegherò. Per avere un confronto più idealista e capire le vere performance di questo Kubi, l'abbiamo confrontato con la nostra test bench sul quale è montato il Pentium G3258 insieme a una gaming set Z90 sempre MSI e 4GB di RAM a 1600 MHz e ovviamente con SSD. Da sottolineare il fatto che anche in questo caso, come state vedendo nelle immagini, la configurazione della bench test aveva la scheda grafica integrata del processore, quindi è stato proprio confrontato il processore Pentium insieme alla scheda grafica integrata e al processore i3 che trovavamo all'interno del nostro modello. Nel test fisico dei Firestrike i due processori si equivalgono, infatti la differenza è di appena un FPS, mentre nel test dello SkyDrive il processore del Kubi fa segnare un punteggio inferiore rispetto al Pentium, ma questo perché non è riuscito a svolgere alcune operazioni. C'è da dire però che nei test grafici il chip video del Kubi è più performante del chip video del Pentium, infatti riesce a segnare addirittura quasi 2 FPS di differenza, segno che la tecnologia a 14 nanometri in questo caso funziona. Da questi risultati che abbiamo ottenuto possiamo dedurre che questo Kubi, nonostante sia circa 3 volte più piccolo rispetto alla configurazione Pentium e Gaming 7, ha prestazioni molto simili a quest'ultima, in determinate operazioni naturalmente. Dopo tutto ciò abbiamo deciso di testarlo su qualche gioco per chi di voi pazzerello lo acquista per videogiocare. Naturalmente GTA 5 e The Witcher sono fuori dalla sua portata, ma i restanti giochi sul mercato, specialmente i free to play leggeri, quindi che non richiedono parecchia grafica, questo Kubi è in grado di farli girare. Stiamo parlando infatti di Quake Live, Dept, Minecraft, comunque giochi con grafica in 2D, quindi magari a scorrimento, o comunque free to play, come ho appena detto, parecchio leggeri. Se videogiocare su questo Kubi non è l'unica cosa che ci volete fare, sappiate che noi abbiamo fatto anche un piccolo test per vedere se riusciva a renderizzare uno dei nostri video. Lo abbiamo testato con Sony Vegas Pro in un progetto uguale identico sia sul Pentium che sul punto l'i3 del Kubi, e renderizzato un video in Full HD con la massima qualità di circa un minuto. Ebbene, la differenza è che il Kubi con l'i3 ci mette circa 10-15 secondi in più rispetto al Pentium. Una differenza normale considerando appunto le sue dimensioni. Quindi ragazzi, arrivati alle conclusioni, vi diciamo cosa ne pensiamo noi di questo prodotto minuscolo, come piccolo, cioè voglio dire. Sì, come sempre c'è da dire, diciamo, il prezzo, perché la prima cosa che diciamo sempre il prezzo, che questo modello, precisamente il nostro, in teoria si trova ai 450€ con 4GB di RAM, l'SSD è messata a 120GB, l'i3 eccetera eccetera. Ma comunque sappiate che con determinati pezzi che trovate all'interno e determinati shop che quindi andrete a comprarlo, lo potete trovare da un prezzo che va da 250 ai 500€, secondo sì, appunto, come già detto, che magari in alcuni modelli non troverete la RAM, quindi magari ce la dovete aggiungere, quindi più o meno il prezzo è quello. Varia. È un buon prezzo di partenza, anche perché, cioè, se uno magari possiede già le RAM e un MSATA, con 250€ si compra un bel prodottino che appunto risulta anche molto espandibile, perché se uno vuole aggiungere spazio lo può fare senza alcun problema, e quindi diciamo che a noi ci ha molto stupito, anche perché, cioè ragazzi, sembra una scatolina di merda ma è un PC a tutti gli effetti. Anche io ho detto, ma quando l'accendo cazzo vedo, cioè BIOS oppure vedo Windows? Cioè è proprio incredibile vedere una scatolina che, cioè, il mio telefono è più grande, che è 14 cm, questo è 12, e poi non ha ciotola. Non ha ciotola, cioè, non c'è nulla. Bello, diciamo però a chi lo consigliamo, ecco, a chi lo consigliamo è importante a dirlo, perché chiaramente uno l'acquista, spende soldi e dice, ma dove lo metto? Allora, innanzitutto non è un prodotto fatto per giocare, come abbiamo detto pochi secondi fa, perché è vero che, cioè, ci giocate magari in gioco in 2D o free to play merdosi, però noi l'abbiamo provato anche su giochi un pochino più pesi, cioè ho rischiato in Heroes of the Storm e ho visto che si apriva il menu, laggava tutto, andava lento, quindi magari lo danneggerete anche, chiaramente con tutti i settaggi al minimo, però è 1080p, sì, quindi ecco, magari se abbassate la risoluzione qualcosa è riuscito a fare, ma non è creato per giocare. E invece però è fatto per chi tipo ad esempio lavora o per chi lo vuole mettere in sala, perché ad esempio se uno c'ha una sala magari dice, cazzo, io tutte le volte non c'ho lo sbatti di andare a prendere il PC e mettere là, ci mette questo e lo posizionate appunto dove volete, o se no anche per chi lavora, tipo ad esempio Cristian lavora in una cartoleria e in gelateria, magari ho bisogno di stampare delle fatture, oppure Cristian ha bisogno di fare l'inventario, lo attacca dietro al monitor e c'ha, sì, un PC vero e proprio, non fa rumore, non occupa spazio, cioè. E volendo in qualsiasi modo io lo posso poi staccare, portare a casa e ho tutto qui dentro senza... praticamente è come avere un SSD portabile, un hard disk portabile. No, perché le dimensioni tante sono quelle che, cioè, sì, oh, era cascata proprio, cioè guarda com'è quello da 3 tera, cioè
Una considerazione che va fatta prima di fare praticamente i saluti è le temperature e i consumi, che come detto nel video non superano i 30 watt, e le temperature, come avete visto in alcuni video e test, non superano i 60, con una temperatura ambientale di 25 gradi. Quindi praticamente è anche una temperatura accettabile, considerando che è tutto qui dentro e il dissipatore, madonna, è più piccolo di un... Di un dito. Perché se questo qui ha una mano, è un dito il dissipatore. Infatti, cioè è una cosa allucinante. E quindi anche per questa 60 cosa... gradi a 20 decibel, ragazzi, cioè. Qui anche questa volta facciamo un bel GG MSI, che ha fatto un bel prodotto. E quindi niente, ragazzi, anche per questa settimana quindi niente, ragazzi, anche per questa settimana è tutto. Noi ringraziamo sempre per la visione. Fateci sapere cosa ne pensate, se potranno prendere i piedi questi oggettini, a seconda chiaramente dell'utilizzo che ne devono fare. Concludiamoci, vediamo a Sunday Tech e... Al prossimo giovedì. Ciao. Che anche questa volta non si sa che cosa fare. Già, giovedì prossimo. In teoria è un case. Ah, già, è vero. Oh, madonna, già lo so, è una settimana.